La cosa principale è una mancanza di coraggio e una mancanza di chiarezza in quello che è il percorso per la fase 2. Mancanza di coraggio Innanzitutto ed errori, c'è lo un ha scritto a concetto in caldo sulla tutti i sua membri della pagina Lega. Facebook Allora immediatamente c'è il dopo la conferenza protocollo. stampa di Conte e lo ribadisce oggi Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana. Innanzitutto c'è un concetto su tutti che deve prevalere. Abbiamo scritto protocolli nazionali, regionali, addirittura prefetti, comuni, chi più ne ha più ne metta. Alcuni protocolli o valgono o non valgono. Se valgono il concetto è chiaro, chi rispetta le regole sanitarie e di sicurezza complessiva può e deve riaprire. Alcune filiere non possono stare chiuse, la filiera è tutta, si va dalla produzione della moda, usiamo questo come esempio, da chi la produce, che la distribuisce, fino a dove si vende. Oggi si apre chi la produce, chi la fa e i pezzi e le componentistiche, non si apre chi la vende. L'altro elemento in cui è mancato coraggio, sottolinea Gronchi, è ammettere che non tutte le regioni sono uguali. In Toscana, ad esempio, il commercio sarebbe pronto a riaprire in sicurezza, seguendo le stringenti regole del protocollo sottoscritto il 24 aprile. Assolutamente sì, ci stavamo già lavorando e lo chiederemo con forza oggi. Chiederemo alla Regione di farsi carico insieme a noi di chiedere al Governo formalmente o attraverso le deroghe delle prefetture o direttamente alla Regione di chiedere una riapertura totale del commercio al dettaglio in sicurezza. Non basta riaprire, serviranno anche aiuti da parte dello Stato. Diciamo che se le due cose non vanno insieme è un disastro. Se mi fai stare chiuso, devi caricarti di sostenere l'azienda e il mio reddito, altrimenti è una bomba esplosiva. Il tema non è prendere e sfogliare il carciofo foglia per foglia sperando che non succeda niente, ma dare regole leggibili, chiare, sostenibili, in cui chi sgarra deve pagare. Ma altro tema è immaginare a monte, da parte del governo, da parte delle regioni, di prendere e decidere che, per esempio, l'abbigliamento da bambino sì, ma non le calzature. Allora dopo con una FAC diciamo ok le calzature. Però si possono vendere i fiori al supermercato, ma non dai fioristi. Cioè, è una situazione impazzita a cui le regole devono porre rimedio velocemente.